si chiede giustizia, ovviamente, perché tanto comunque questo è ormai purtroppo non torneranno più, però almeno avere giustizia e capire di chi sono le responsabilità. A parlare la presidente del COGEU, Comitato Genitori Unitario Luigina Bucci, al termine dell'incontro con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, tenutosi in prefettura ad Ancona. Il ministro è arrivato accompagnato dal capo della polizia Franco Gabrielli, insieme al prefetto di Ancona Antonio D'Acunto, ha incontrato una delegazione dei familiari delle sei vittime della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, presenti Paolo Curi, marito di Eleonora Girolimini, i genitori e il fratello di Benedetta Vitali, i genitori e la sorella di Emma Fabini, i genitori di Mattia Orlandi. Ci siamo così attivati per arrivare a un codice etico, quindi un regolamento più serio per i locali che gestiscono eventi per minori. Sarà il massimo impegno dell'amministrazione perché i controlli vengano svolti con maggiore efficacia. E ho detto al prefetto, ho dato indicazioni di fare di scrivere ai sindaci, di fare un censimento di quelle che sono le strutture dedicate al divertimento, autorizzate, in modo che vengano fatti controlli precisi, al di là di quelle che sono le autorizzazioni, verificare come vengono date le autorizzazioni, perché quello che è successo è di una gravità indescrivibile, quello che è successo non si deve ripetere mai più. È stata chiesta al ministro di rendere nazionale la giornata e l'evento dell'8 dicembre che abbiamo organizzato a Senigallia. E abbiamo pensato anche ad istituire sei premi di laurea intitolati alle vittime. Dopo l'incontro, il ministro Lamorgese ha partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con, tra gli altri, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente dell'autorità di sistema portuale Rodolfo Giampieri e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Reati in calo del 10% ad Ancona e del 13% in provincia, ma aumentano i casi di spaccio di droga sempre più diffusi tra i giovani. Il ministro ha richiamato il protocollo firmato nel 2019 per migliorare i controlli necessari sugli appalti della ricostruzione post-sisma.